Lunedì 28 ottobre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, la nuova settimana inizia proprio oggi e l'apriamo parlando di arte perché è tornata a trovarci e siamo felicissimi di averla qui ospite con noi. Eva Amos, buongiorno Eva. Buongiorno Fabio. Art Space, perché ci presenta una nuova mostra in arrivo e ci hai portato anche una delle artiste che appunto esporranno la tua nuova mostra. Annarita Serra, buongiorno Annarita. Ciao a tutti. Grazie mille anche a te Annarita di essere qui con noi. Allora Eva, è un po' che non ci vediamo, tante le mostre che Art Space ha fatto in questo periodo di nostra assenza. Raccontaci un po' però, cosa andiamo a vedere tra pochi giorni e dove? Come hai detto tu, ho fatto tante mostre, ma alla fine mancava sempre quella dedicata all'amore. Quindi questa mostra sarà dedicata all'amore e si intitola Amars, quindi amore nell'arte. E tutte le opere esposte saranno incentrate sull'argomento dell'amore. Come sempre tantissimi immagino gli artisti che esporranno, esatto. E come solito giochi senza frontiere, dico io, so che li fai venire da tutte le parti del mondo, vero? Sì, appunto sono 10 paesi, da 10 wow. paesi provengono gli artisti, sì. E questa volta abbiamo un artista anche di Libano, che non abbiamo mai avuto l'artista da quella parte, e poi in Inghilterra, Germania, Ucraina, mi ricordo sì, che avevi detto, sì, sì, sì. E poi vabbè c'è anche invece una compagine di Quarto Cagnino, perché abbiamo infatti Annarita Serra, giusto? Sì. Annarita Serra, la sua duplice veste di sarda e milanese insieme. Annarita, molto importante, interessante il fatto che tu ci sia a questa mostra, perché tu insomma l'amore per una determinata cosa l'hai espressa già ormai da 20 anni e più, diciamo. Raccontaci un attimo Annarita, qual è la tua peculiarità di artista? E quello che uso io da tanto è la plastica del mare, ma il quadro che sarà esposto è proprio la Venere, che è la dea dell'amore, ed è fatta con tutta plastica del mare. Ecco. È in pratica la Venere come se uscisse dai mari oggi. Vediamo la Venere uscire dall'acqua ed è tutta ricoperta di pezzi di plastica. Oltretutto, lo posso dire, è tutta plastica che la gente ha buttato nel water. È Venere contemporanea. Tant'è che infatti io l'ho visto il quadro, non mi ricordo male, c'è anche una di quelle gabbiette, esatto, per i deodoranti del water proprio dentro, no? Perché quando tu parli di plastica del mare, spieghiamo un attimino che cos'è la plastica del mare. È proprio plastica che tu durante l'inverno vai in Sardegna e raccogli dalla spiaggia dopo le mareggiate, giusto? Giusto, giustissimo, perché d'estate quando tutti vanno in vacanza le spiagge sono già tutte pulite. E quindi nessuno si accorge di questo fenomeno, ma d'inverno le spiagge bellissime della Sardegna o di tutto il mondo sono ricoperte di plastica. Le mareggiate la buttano, la sputano sulla spiaggia, poi la mareggiata successiva se la riprende, magari quindi uno non la vede, ma il mare è pieno, sta soffocando, ormai lo sappiamo tutti. Tu l'hai scoperto più di 20 anni fa questo, giusto? Sì, sì, più di 20 anni fa. Per caso, passeggiando su una spiaggia bellissima della Sardegna, vedo tutti questi pezzi di plastica e non sapevo cosa fosse. E pensavo fosse una nave che avesse perso un carico di plastica, perché nessuno ne parlava. E poi piano piano... Hai iniziato a raccogliere... A portare a Milano. E come ti è venuta questa idea di creare le opere, di iniziare a creare le opere? No, mi piaceva la plastica, mi piaceva e mi faceva tristezza. Certo, nello stesso tempo. Sì, perché vedevo come il mare è pieno di plastica. Anche mi dicevi, una cosa che mi ricordo che mi raccontavi fuori onda, che è anche plastica molto bella da vedere. Sì, realtà, perché... No? Perché giustamente di queste mareggiate... La levigano, la lavano, la puliscono, esatto. la creano. E fanno la forma, c'è cioè la bella. Forma diversa. Sì, 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 è levigata, i colori diventano brillanti, perché sta 20, 30, 40 anni in mare, perché la plastica di cui parlo è in acqua da quando è stata inventata, da 50 anni fa, 50-60 anni Ci fa. Ci sono anche i prodotti che facevano... tempo fa che non esistono più. Giustamente Annarita non è che fa il carbonio 14 per sapere la datazione delle plastiche che raccoglie, ma ti accorgi appunto di avere prodotti in mano che non vengono più fatti, certo. Oppure si vedono di designer vecchi o comunque so, giocattoli antichi praticamente, i primi giocattoli venivano fatti con la plastica e quindi trovi soldatini, cagnolini, barche, tutto di plastica, ma vedi che la fattura è di 50 anni fa.
tutti poi rosicchiati dai pesci. E questo è quello che il mare ci sta restituendo oggi. Chissà sì. cosa ci restituirà quindi nei prossimi 50 anni, anche certo. da dire. No, credo che vada migliorando la cosa. Che il, abbiamo toccato il fondo parlando del mare. Secondo me adesso sta migliorando la situazione. Sì, perché c'è consapevolezza. Tutti noi adesso non buttiamo più tutto in mare, ma finora era normale. Il pescatore buttava tutta la spazzatura in mare, le navi buttavano in mare. E qualsiasi cosa non sapevi dove lasciare la buttavi, ma adesso non sarà più così. No. Quindi non credo che andremo a migliorare, non a peggiorare. Meno male. E quindi appunto, oltre appunto ad essere la Dea dell'Amore, è anche proprio un monito all'amore che hai verso il mare, verso la Sardegna. Una delle opere appunto che esporranno. Cos'altro hai portato? Cosa che ti ha colpito degli altri artisti che... esporranno a Mars? Allora, innanzitutto abbiamo messo nel regolamento che parteciperanno circa 25 artisti, ma l'argomento è stato abbastanza interessante per gli artisti, hanno ricevuto questa sfida e alla fine siamo arrivati al numero di 42 artisti. Wow. Ci saranno 42 artisti e le opere saranno di più perché alcuni artisti espongono più di un pezzo e abbiamo delle sculture questa volta che sono molto interessanti di un artista, Paolo Esposito, che lei lavora con argilla, fa terracotta, la cuoce, no? E poi usa plexiglass, quindi fa proprio i pezzi, sono le cose molto interessanti, insomma, sono molto moderni e secondo me potresti fare una bella chiacchierata con Paola. Sono perché, curiosa di vederle. Sì, sono molto interessanti. C'è anche un fotografo e le altre opere sono olio su tela, cioè insomma la pittura. E non solo pittura, appunto, quindi pittura, scultura, fotografia. Opere materici. Come puoi definire i tuoi quadri? Non sono sculture? Sono mosaici moderni. Mosaici moderni. Invece che i mosaici etruschi, quello che ci offre oggi è la plastica e io uso i tasselli come i mosaici antichi. Io vi invito davvero ad andare... Anarita, tu hai un sito internet qua, no? Sì. Anaritaserra.com? Sì. Ok. Però vi invito anche semplicemente a mettere Anarita Serra su Google e vedrete davvero delle immagini pazzesche delle opere. Grazie. Ma anche su Instagram. E anche su Instagram, so che avete anche messo qualcosa anche sul vostro forse profilo, sì, visto che avete fatto facendo qualcosa negli ultimi giorni. Di Airspace, ho curiosato sul profilo di Airspace. Sì. Ricordaci dove, non ci abbiamo mai detto, dove sarà questa mostra? Allora, questa mostra sarà già per la terza volta, cioè nel senso la terza mostra che facciamo nello spazio Arte Tolomeo, via Ampere 27, perché ormai abbiamo fatto... Piola, no, praticamente? Sì, Piola. Poi ci spartite conto. Quasi, esatto, quindi. Vicinissimo, cioè massimo 5 minuti a piedi, se camminando proprio... Proprio camminando Muriacchi e incontro umano. Abbiamo fatto la collaborazione con la galleria Spazio Arte Tolomeo e questa sarà la terza mostra che facciamo presso questo spazio che è bello ampio. Hai detto che è la terza mostra che fate, ricordaci un po' quello che avete fatto mentre eravamo assenti, diciamo. La prima mostra che abbiamo creato a Spazio Arte Tolomeo è stata la mostra che si intitolava La clausura nell'arte, cioè gli artisti hanno creato le opere presso i loro spazi chiusi praticamente come i monaci di clausura, però è un termine positivo alla fine, perché ogni artista si chiude nel suo mondo per creare qualcosa per far vedere al mondo, insomma. Poi la seconda mostra che abbiamo fatto in quella galleria è stata la mostra dedicata alla difesa dell'ambiente, dove Anarita ha preso parte giustamente perché molti artisti hanno utilizzato i pezzi di plastica, i materiali di riciclo nelle loro opere, e questa è stata la mostra in Ambientarti. E la terza mostra che facciamo è a Mars. Ci saranno molte cose da vedere durante l'apertura. Ci sarà live painting. L'apertura è appunto il 6 di novembre. Di novembre alle ore? Dalle ore 18. Dalle ore 18 l'apertura di Amars, Spazio Arte Tolomeo. Dopo possiamo vedere magari anche la locandina. Sì, ma credo sia anche già passata mentre parlavamo, perfetto. Se non sbaglio. Comunque adesso eccola qua la locandina, eccola qui, la vediamo, quindi perfetto. Poi comunque su internet trovate tutte le indicazioni e anche i link in questa diretta. Cosa vi ha portato Anarita
la scorsa mostra sull'ambiente che Messagine Battle era il volto di una donna sommersa dalle bottiglie di plastica, e il volto era fatto con le lenze, le reti sempre prese in mare. So che però stai anche sperimentando una nuova tecnica adesso, che ha comunque sempre a che fare anche qui con il non saturare l'ambiente di rifiuti, potremmo dire, ecco, no? Sto sperimentando utilizzando i jeans, i jeans vecchi, perché è il primo prodotto tessile che inquina il mondo, perché il 35% del cotone nel mondo viene utilizzato per fabbricare i jeans. E questo vuol dire che per ogni jeans ci vogliono 10.000 litri di acqua. E siccome costano poco, un jeans costa, adesso li troviamo dai cinesi a 7-8 euro, ognuno di noi ne ha 10 paia, quindi non ci rendiamo conto. Mi piacerebbe approfondire questo argomento, quindi presto ne vedrete di belle. Interessante appunto, come davvero mai il lavoro di artista è diventato sempre, cioè, è sempre stato legato comunque al mondo, alla denuncia, anche chi faceva, diciamo, arte provocatoria lo faceva per denunciare qualcosa, però sembra sempre davvero sempre più legata all'attualità ormai, all'ambiente, no? Soprattutto. Certo, sì. Certo. Cosa, allora te la chiedo, cosa ne pensi di questo movimento che sta nascendo, da Greta Thunberg in poi? C'è speranza? Certo che c'è speranza. È stupida la gente che prende in giro la ragazzina, perché può essere quello che si vuole, può esserci dietro quello che volete, l'importante è che abbia risvegliato le coscienze di tutti. Basta un piccolo gesto di una sola persona ad aiutare, quindi viva Greta. Eva, tra gli altri artisti che vengono, dicevi appunto tante opere d'arte. Sì, volevo diverse. Raccontare un'altra cosa. Dai, che mi è sfuggita. Sì. Questa volta abbiamo anche un artista di Corea del Sud che espone due pezzi molto interessanti. E quando ci siamo conosciuti con questa ragazza, però prima ci siamo conosciuti con il marito di Alessia. E perché prima pensavo che lui era l'artista, ho conosciuto lui a un vernissage, ha un nome impronunciabile per cui non riesco a dirti il suo nome vero, e lui mi dice: io ho in mente un progetto che mi piacerebbe realizzare. E ho detto: parlaci un po', vediamo cosa si può fare. Lui dice: a me piacerebbe, perché lui fa il cantante lirico, e mi dice: mi piacerebbe tantissimo cantare davanti all'opera della mia moglie. Io dico: guarda, cioè, questo è il caso di Amars, sicuramente. Esponiamo le opere di Alessia e tu canti davanti all'opera di lei. Tua moglie. Esatto, però è una cosa pazzesca che due coreani si trovano in Italia, cioè, e lui canta in tedesco. Oh, bello. Una dichiarazione d'amore, c'è una canzone Ich liebe dich, cioè non so pronunciare, insomma, ma canta in tedesco. Sì, madrelingua. All'inaugurazione. All'inaugurazione abbiamo anche un cantante lirico coreano, ma comunque è bravissimo lui, anche se mi ha detto: no, guarda, io comunque faccio i concerti, ma nei conservatori, nelle chiese, e dico: ma non alla Scala? No, sono molto così importante, non sono ancora così importante, però mi ha fatto ascoltare un po' di pezzi, cioè, ma veramente sono le cose da ascoltare. È bravissimo, cioè, canta in baritono, baritono, e va più in basso. Ok, quindi c'è una sfumatura abbastanza interessante. Quindi vi invito di vedere sia lo spettacolo, la live painting di Filippo Bragat, che fa un live painting a sorpresa, non sappiamo cosa dipinge. E lui, tra l'altro, e quando c'è sorpresa Filippo Bragat, la stessa frase vuol dire esplosione di arte e di emozioni. E lui che ha partecipato anche alla mostra di Miars, forse ti ricordi di lui, che lui ha creato un tavolo con la scritta Milano, con lipstick, sì. E ha messo la cocaina finta sul tavolo. Il next step della Milano da bere. Esatto, bravissimo. E lui eseguirà live painting durante l'apertura.
6 novembre, giusto? 6 novembre presso Spazio Arte Tolomeo, via Ampère 27. Ok. Fino a? Fino al 18. Come funziona? Poi si può venire tutti i giorni aperta, bisogna prenotare? E tutti i giorni aperta la mostra, solo che ci sono gli orari della galleria. E quindi vediamo poi sul sito della galleria. Però l'apertura è dalle ore 18. Perfetto, l'apertura è il 6 di novembre dalle ore 18. Sì. Anna, le tue opere ormai stanno davvero girando però tutta l'Italia, sicuramente forse anche oltre, giusto, no? Sì. So che c'è anche una mostra itinerante con cui è in giro qualche tua opera, giusto? Sì, è una mostra itinerante che finisce dopo Natale. E sinceramente non so in questo momento dove sia, comunque è vicino, è nel Lago di Garda. Come si chiama la mostra, ti ricordi? Riciclarte. Ok, perfetto, no, così si cercate Riciclarte e poi troviamo sì, dove... Riciclarte Garda 1. Ok, non devo Riciclarte sapere tutte Garda le tappe, 1. Giuro che non... Sì, sì. Quanto dura? Un anno? È durata un anno e siamo alle ultime tappe, e quindi adesso dovrebbe essere forse a Desenzano o Sermino, vabbè, ma... comunque Lago di Garda. Riciclarte Garda 1, Riciclarte Garda 1. Vedete dove la trovate, ci sono anche le opere di Anna. Eva... Tantissimi appunto gli artisti che hai ancora questa volta. Dicevi quanti sono in totale? 42. 43 con Filippo Bragato. 42 più uno che farà l'altro. Tra l'altro, questa volta ho deciso di esporre la mia opera perché le volte scorse non l'ho fatto. E tutti gli artisti, tutti gli amici sono venuti, Eva, ma la tua opera dov'è? Cioè sono rimasti un po'... È proprio sulla richiesta di delle persone che mi hanno chiesto... Come le canzoni su richiesta, fare l'opera su richiesta, esatto. Che opera esporrai, Eva? E espongo un'opera che si intitola Diana, è una donna nuda dalle spalle, e ho esposto quest'opera anche alla mia mostra personale. Ok. E anche alla mostra Desiderium da Giovanni Manzoni, forse hai visto lunga... Sì. È un autoritratto? No, okay. No, è una mia amica che fa la modella per gli artisti, per i pittori, e lei si chiama Diana, ma Diana è anche il nome di una dea, quindi ho pensato che sarebbe un nome adatto per il quadro. Tutti questi artisti che vengono, appunto, è un gran lavoro, no? Immagino che insomma riuscire. Ma stai notando, ad esempio, in questo caso il tema è quello dell'amore, ma comunque vedo tantissime le opere legate all'attualità e tutto, che gli artisti abbiano un filo conduttore a legarsi all'attualità. Come sta cambiando l'artista? Anche insomma, ormai sono un po' di anni che tu li cerchi, li porti in giro e li porti a Milano. Sono cambiati in questo periodo gli artisti? Diciamo che. Sono diventati più giovani, cioè nascono nuovi artisti. Per esempio abbiamo avuto degli artisti, anche per questa mostra, abbiamo avuto degli artisti che hanno tipo 18-19 anni, quindi gli artisti iniziano a nascere, diciamo, proprio appena fanno, non so, la scuola, ma insomma sono bravi, non sono le cose, cioè, fatti così da un bambino. Sì. Cioè, quindi gli artisti sono sempre più giovani sono. Sì, più giovani. Sì. Poi ci sono molte opere astratte. È interessante, insomma, nell'epoca della connettività, nell'epoca del virtuale, nell'epoca del liquido, diciamo. Certo, Instagram, certo. Però comunque c'è voglia di un'arte fisica, no? Sì. Anna, come te lo spieghi questo? Che è un bisogno di proprio di evadere da quel mondo così virtuale, toccare con le mani è quello che... Anzi, secondo me cambierà verso questo stile. Siamo talmente saturi. Se ritornare, diciamo, non utilizzo il materico delle cose. Sì, certo. Sì. Ma ci sono moltissime opere astratte che espongono, materiche. Sì. Vero. Insomma, un altro buon motivo per andare a vedere e vedere le opere, appunto, diverse tra di loro, ma comunque che hanno un argomento comune, che raccontano l'amore. Sei... Ah, ecco che io cantavo All You Need Is Love. È vero, certo. È vero. Canta All You Need Is Love dietro le quinte. Vuoi cantarcela in... All You Need Is Love. All You Need Is Love. Sono stupida. Bene. Almeno una cosa. Vabbè, sei una bravissima artista. Cantiamo anche all'inaugurazione, allora. C'era il microfono che porta tutti, Fabio, quindi... Non sono tutti come Eva, che invece è poliedrica, che dipinge, canta, suona la chitarra. Porto la chitarra, Parla italiano benissimo. Parla russo un po' meno, non lo so, parla russo che è molto bene anche quello. No, scherzo. Eva, allora, siamo in chiusura. Ricordiamo l'appuntamento, quindi il 6 novembre, mercoledì, cioè la settimana prossima, Spazio Arte Tolomeo. Ah, sì, non è più di questo, 6 novembre, giusto? Sì.
E Spazio Arte Tolomeo, via Andrea Maria Amper 27, dalle ore 18. 18, fermata Piola, veramente a pochissimi metri. Dalle ore 18 potremo assistere all'inaugurazione della mostra. Di poi si prosegue la mostra con la presentazione che faccio io con Guido Andrea Pautasso, un critico, scrittore, saggista. E Live painting, però ragazzi, non ho detto una cosa molto importante, scusatemi. Questa volta abbiamo una collaborazione molto interessante, importante, con ALA, un'associazione che aiuta alle persone che hanno le malattie tipo AIDS. Okay. E sosteniamo questa associazione perché gli diamo il ricavato della vendita dei cataloghi, anche una cosa, vi diamo percentuale, okay, magari dalla vendita. Okay. E loro vengono a parlare del loro mestiere e portano un po' di volantini, insomma, raccontano di quello che fanno. Ci sarà live painting di Filippo Bragat e una parte musicale eseguita da un cantante lirico coreano. Sulla locandina credo ci siano tutte le indicazioni, così capite meglio, ma anche sui link che vi manderemo. E davvero ringrazio tantissimo, allora, per essere state qui. Grazie, con noi Fabio. Oggi ci vediamo appunto il 6 novembre allo Spazio Arte Tolomeo per l'inaugurazione di AMARS a cura di Eva Amos e di Ars Art Space, con 42 artisti che esploreranno da più di 10 paesi del mondo, tra cui la nostra Anna Rita Serra, che porta in alto il nome di San Siro Quarto Canino. Quindi grazie Anna Rita, abbiamo deciso che sei la nostra paladina di arte del nostro quartiere. Ma no, in realtà appunto, anzi, tu fai un connubio davvero interessante tra la città e la Sardegna, tra il mare e la città, quindi davvero le tue opere, anche per questo, stanno girando davvero in tutto il mondo, in tutta Italia. Grazie mille Anna Rita. Grazie a voi. Grazie mille Eva. Grazie. Sempre felice di avere qui le tue iniziative. So che ne avrai anche altre più avanti, ma adesso ci fermiamo qua, va bene? Così potrai tornare a raccontarci le prossime. Va bene, grazie Fabio. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani alle 12.30, sempre qui su Milano All News, con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille. Ah, e non dimenticatevi che fino a giovedì avete ancora tempo per votare per i Milano Storytelling Awards. Ultime ore, giovedì chiudiamo le votazioni. Ci sono dei test a test davvero importanti, ma non posso dirvi nulla. Si sarà tutto il 17 novembre al Teatro Guanella. Grazie mille, arrivederci, a presto.